Questa notte, poco poco, piano piano, come piace a noi, come ogni notte, per chi non può dormire, per chi non sa dormire, per chi non vuol dormire. Lei sa dormire? No. Poco poco, piano piano. Una televisione sottovoce, fatta per amarsi, per conoscersi. Scusate, ho fatto il bigodino. Avevo il bigodino. Aristotele diceva, non leggo cosa diceva Aristotele, ma che ci frega. Rossello Ara, obiettivamente di Aristotele, a quest'ora poco poco non ci interessa di Aristotele. Ma a noi sicuramente ci interessa questa sera, sicuramente, l'onorevole Daniela Santanchè. Buonanotte. Buonasera. Daniela Santanchè. Cuneese, onorevole di AN, parlamentare, socia del billionaire con Flavio Briatore. Buonasera Santanchè, scusi Santanchè, nella compropietà del billionaire, lei che quota ha, la quota rosa? No. No. Banale, questa molto banale. Era la per scaldarci. La quota rosa, ah ecco, vabbè. Le è piaciuta questa per scaldarci, così? Una volta avevo 10 diottrie, poi sono andato sotto un camion e questo è il risultato. Santanchè. È nota la sua polemica sul velo islamico. A sostegno della sua tesi, lei citò l'articolo di legge che per ragioni di terrorismo vieta di andare in giro mascherati. Dica la verità, una stoccata a Vladimir Luxuria? No, assolutamente no, anche perché mi sembra molto naturale Vladimir Luxuria. Non mi sembra mascherata, obiettivamente. No, è abbastanza... È la sua parte. È la sua partner. Parte? No, no, parte. La mia parte scusi, no. Ho capito la sua la parte. La sua parte. Santanchè, c'è una celebre foto in cui lei mostra il dito medio agli studenti che la contestano fuori da Montecitorio. A proposito di quell'episodio, lei ha dichiarato: io e la russa siamo stati vittime di un'aggressione verbale. Che cosa gli gridavano gli studenti? Onorevole, onorevole. No, a parte che studenti ce n'erano ben pochi quel giorno in piazza Montecitorio. Un coro a sfondo sessuale che così, nonostante l'ora tarda, arrossirei un po' a cantarlo. No, no, non per l'amore di Dio. Non vorrei esagerare. Arrosso anch'io, arrosso. Esatto, arrossiamo in due. Arrosso. Bello questo italiano, mi piace. Domino l'italiano, arrosso. Sant'Anche. Che con me arrosso viene un po' male, perché? Forse ingrigisce. Ah, arrosso. No, non mi dica così, Santanchè. La prego, la mia tradizione è una radice popolare, è una radice, vuol cantarla internazionale? No. Peccato. Santanchè, nel 2006 lei è stata la prima donna relatrice della legge finanziaria. È vero che nella prima versione aveva proposto di sostituire la parola tagli con la parola spacchi? Beh, sarebbe stata un'innovazione, dipende che spacchi economici, voglio dire, ne stiamo subendo talmente tanti in questo periodo con questo governo che forse sarei stata innovatrice in quel periodo. Santanchè, hai mai pensato di fare l'attrice? No. O non ha il numero telefonico di Salvo Sottile? No, il numero ce l'ho, ma non mi interessa, non mi è mai interessato, chissà, forse. Lei ha una faccia che potrebbe farla l'attrice. To be or cosa no, sta facendo to be. Con to quella be mano? To be or no, to be. This is a problem. Santanchè, ho letto che lei possiede più di 40 borse di Hermès da 2.000 euro l'una. Chissà in Parlamento cosa spende per i portaborse. Ma guardi, io le devo dire una cosa, che... È vero. Io invece penso che nella vita si ruba solo quello che si nasconde solo quello che si ruba. Io credo che se uno lavora, come ho sempre fatto io, credo che non debba nascondere niente. Di solito nascondono quelli che rubano. Lei si sente della casta? Io ho fatto anche dei manifesti che ho scritto: la politica non è solo casta. Io brava. Faccio politica per passione e non mi tocca quando la gente dice le cheglio le cose. Io ho molti mesi che non prendo il mio stipendio da parlamentare perché lo devolvo in protesta a questo governo che non ci fa fare le cose. Per cui bisogna incominciare un po' a distinguere. Glielo dico anche a lei. Lei devolve il suo stipendio? Sì, da molti mesi. Sì, è la comunità incontri. Complimenti. Brava.
C'è chi fa politica per passione, vede, per quello che mi offende. Come ha detto lei, io sono di Cuneo e ci tengo a essere una donna della sana provincia italiana, dove di solito si dà e poi si chiede. Bene. Questa politica mi appartiene molto poco. Senta, a proposito della provincia, Santanchè, una donna elegante come lei si è trovata politicamente alleata di Umberto Bossi e Borghezio. Cosa le hanno insegnato? A dire deregulation con i rutti? No, scusi, magari ho insegnato qualcosa io a loro, no? Questa era bella, eh? Oh no, questa era bellissima. Questa era bellissima. Questa era bella. Ha iniziato Borghezio male, ma sta finendo meglio. Sta male. Sta migliorando. E beh, Marzullo è un po' così, piano, no? Piano, ma perché io dico, non scusate, è mica crozza. Le belle, mettiamole alla fine. All'inizio mettiamoci... No? Le è piaciuta? Molto. Senta che, parliamo... Me la ridice? Di no. Nuovo. Se vuole le dico deregulation coi rutti, cioè... Ma Santa, se hai insegnato a Borghezio e a Bossi a non farli, scusa. No, no, appunto. Ah, dico, parliamo dell'emergenza droga. Gianfranco Fini si è fatto una canna in Giamaica ed è rimasto rimbambito per 2 giorni. Lei invece ha detto che nella vita mai. Vuole dirci che è così di suo? No. Sì, sì, sono naturale. Questo c'ha ragione. Questa è bella, sta crescendo, bellissima. Piano piano. Sì, sì. Poco poco, come piace a noi, nella notte. Sono così al naturale. Santanchè, lei ha dichiarato molte donne darebbero un occhio per Berlusconi. Una curiosità. E da quando si chiama occhio? No. Poco poco. Di stare in compagnia, così. Però quella, insomma, vabbè. Lei ha dichiarato con Silvio Berlusconi ha un ottimo rapporto. Lui è sempre carino, attento, sa fare squadra e si ricorda di tutte le persone. Possibile che solo in tribunale avesse delle crisi di amnesia? Beh, messo male, perché visto la sentenza dell'altro giorno l'hanno assolto dopo 13 anni di gogna mediatica, per cui forse sono i giudici che si sono dimenticati qualcosa. Berlusconi pare dalla sentenza che si ricordasse benissimo. Si ricorda perfettamente. Esatto. È un elefante Berlusconi. No, un elefante no. No, sa che gli elefanti si dice che abbiano buona memoria? Più una volpe. Più una volpe? Ma... Ah, bella questa, forse più una volpe. Un furetto. No, il furetto no. Un ermellino. È piccolo, lui è alto, il furettino, un toporagno, una cosa così. Un criceto. Io Berlusconi lo vedo altissimo. Che come Apicella, anche Apicella quando lo vedevo altissimo. Per me è bello. Invece Marzullo la vedo magrissimo. No, lei mi vuole bene, scusi. No, no, mi faccia stare tutti belli alti. No, perché a quest'ora qua io sono confusissimo, arrivo dopo. La confondo un po'? Oddio mio. No, aspetti, Berlusconi, io li ho visto, Paolo Romani, Adornato, Elisabetta Gardini, Gabriella Carlucci, Daniela Prestigiacomo, onorevole. No, a parte... Daniela Prestigiacomo, un lapsus freudiano perché si chiama Stefania. Stefania, onorevole, a parte il divorzio, cosa accomuna a tutti gli altri sostenitori del Family Day? Ma guardi, io non sono, se ci fosse un concorso non vincerei il Mulino Bianco, la famiglia del Mulino Bianco, perché sono una donna dei miei tempi e certe cose magari non si decidono e si subiscono, ma nonostante tutto sarei al Family Day e continuo a credere alla famiglia, perché sa, è difficile pensare a un futuro senza una famiglia. Sì, bene, è complesso. Molto. Sì. Lei ha dichiarato che i maschi di AN hanno le palle di velluto. È vero che Storace ce l'ha a coste larghe? Beh, devo dire che Storace ha meno palle di velluto rispetto agli altri, perché comunque ha fatto una scelta. Le palle di velluto erano una sintesi politica per dire agli uomini del mio partito che molto spesso hanno poco coraggio, quindi palle di velluto. Nel 2004 il quotidiano Il Foglio ha pubblicato la sua vita in 36 puntate. Certo che i giornalisti non hanno proprio un cazzo da fare. No, mi scusi. Bravo, c'ha ragione, no, c'ha ragione, no, sono Santanchè, d'accordo. Lei ha fondato i circoli di donna, dove cito, si parla dei valori della destra, dell'identità nazionale, mi scusi. Della destra no, e della... si parla dei valori. Dei valori della destra? No. Della sinistra? Della dei valori? Centro. Dei valori. Dell'identità nazionale e della sacralità della vita. Scusi, non temente la concorrenza di Zelig? Santanchè, so che avete preparato un calendario delle donne onorevoli. Non ci Dopo sono. La porno tax, possiamo considerarlo il suo secondo passo contro la masturbazione?
No, intanto in quel calendario non ho aderito, non ci sono, perché sono un po' stufa di questi calendari. La porno tax è stato invece un emendamento che feci in finanziaria, che ha dato molti soldi ai cittadini, perché abbiamo raccolto con la porno tax più di 250 milioni di euro, quindi che è bello. Stata una cosa importante. Bellissimo. Poi ci si può masturbare, ma se uno compra no. I giornali li paga con l'IVA giusta. Brava. Senta, Maurizio Gasparri ha dichiarato, no scusi, di Maurizio Gasparri, lei ha dichiarato: ho sentito tanti amici nel mondo delle telecomunicazioni e dicono tutti che è uno dei più bravi ministri che ci siano stati in quel campo. Come finiva la barzelletta? Grazie all'onorevole Santanchè.